Si è aperta con la magica chitarra di Gian Domenico Anellino la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di Unplugged d'autore, il festival che si terrà nei prossimi mesi nell'auditorium del Ciocco. A fare gli onori di casa, il direttore della struttura ricettiva George Midley, che ha sottolineato quanto sia importante credere in questo progetto, che si consuma nei mesi solo apparentemente meno turistici. È la terza edizione di questo Unplugged d'autore, che è una di quelle, forse l'unica manifestazione della provincia di Lucca, che continua la parte che invece viene fatta durante l'estate a Lucca e a Lucca stesso. La terza edizione ha dei nomi molto importanti, quest'anno come molti degli anni scorsi. Andrea Barbuti, amministratore del Ciocco, ha sottolineato come questo festival abbia portato nelle edizioni precedenti oltre 10.000 ospiti e che anche questa sarà un'edizione davvero di alto livello. Lasciamo al direttore artistico Gian Domenico Anellino il piacere di presentare gli ospiti del festival. Il primo appuntamento sarà il 29 ottobre con DJ Taglione per tutti i giovani, una serata veramente bella da ballare e da godere. Il 19 di novembre Ron e le sue meravigliose canzoni. Il 10 dicembre ricordiamo Tiro Mancino e queste splendide melodie che scrive appunto Federico Zampaglione. E il 28 di gennaio abbiamo Gino Paoli, cosa dire, le sue canzoni hanno fatto sognare il mondo. Il 25 di febbraio ci sarò io con una grandissima ospite che è Emanuela Villa e faremo un omaggio al grande Claudio Villa. Tra pochi giorni si potranno già acquistare i biglietti sui siti internet di riferimento, oltre che nella sede di Tinera Lucca, la Prologo di Castelnuovo Garfagnana, oppure direttamente al Ciocco.